rigore trasformato da Eto'o, che tocca quota 25 reti in stagione. Ma la copertina nell'ultima domenica di gennaio è tutta di Pazzini, che al rientro negli spogliatoi ha ricevuto anche il tributo della squadra. Ha avuto diritto a un'ovazione, penso che è un esordio così con due gol e un rigore guadagnato, questo ogni giocatore se lo sogna. Il Pazzo è un grandissimo attaccante, penso che l'Inter abbia fatto un grandissimo investimento. Eccolo, il salvatore della patria nerazzurra. Se avesse dovuto scrivere la sceneggiatura sull'esordio nell'Inter, difficilmente sarebbe stato così generoso. Un debutto extra large che rianima la sua squadra nel momento più difficile, sotto di due gol, al posto di un Coutinho impalpabile, in prima linea al fianco di Milito ed Eto'o. In pochi minuti ha dato la scossa all'Inter e mandato in cortocircuito la difesa del Palermo, che non ci ha capito più nulla. Ne è uscita una vittoria che sembrava impossibile all'intervallo, quando Leonardo lo ha mandato a scaldarsi sul campo, regalando a lui un esordio indimenticabile e ai tifosi dell'Inter un pomeriggio pazzesco. Da Milano, per Sky Sport 24, Massimiliano Nebuloni. Leggiamo insieme anche